a un certo punto arrivano i classici post: non vi comprerò mai più. Cos'è successo? Il brand si è configurato come insensibile, incapace, e ha creato disgusto negli utenti. Ma che cosa ha fatto Vanish, che ha mantenuto secondo me un ottimo controllo? Si è scusato una volta solo sotto il post, lo ha rimosso, ha avuto un silenzio di 8 ore, si è poi impegnato con un'iniziativa collaterale per aiutare Genova e poi ha spiegato che era un post programmato, ha spiegato la dinamica del piano editoriale e che non sono riusciti a rimuoverlo in tempo rispetto a quello che è successo. I commenti negativi rimangono, ma chi segue la pagina e quindi vede le notifiche riesce comunque a capire quello che è un errore. Una delle